Buongiorno ragazze e bentornate sul canale, bentornate a una nuova review base perfetta. E quanto mi piace questo video, potete capire. Mamma che soddisfazione che mi dà. Allora, oggi parliamo di lei, la CC Cream di IT Cosmetics, prodotto iconico che io avevo in wishlist da anni, molti anni, ma praticamente era impossibile acquistarla dall'Italia. Sì, si poteva acquistare appunto dall'America, ma onde evitare dogana, spese di spedizione, tempi lunghi, non l'avevo mai acquistata, tanto prima o poi, insomma, cioè, sarebbe arrivata, infatti è arrivata, non in Italia, ma la potete acquistare su due siti, entrambi inglesi. Il primo è QVC UK, il secondo è dove l'ho acquistata io ed è Cult Beauty. Attenzione, la trovate anche su Amazon, ma non la comprate perché ha un prezzo il doppio, costa il doppio di quanto l'andate a pagare su un altro sito. Quindi, siccome ho guardato tutte le possibili opzioni, vi dico appunto questa cosa. Io l'ho acquistato sul sito di Cult Beauty. Adesso vi dico, il prezzo è di 31 sterline e i colori sono 12. Dal più chiaro, che è il fair, al più scuro, che è il deep. Cult Beauty spedisce dall'Inghilterra, quindi non avete assolutamente problemi di dogane. Trovate tantissimi prodotti, tra l'altro, che quindi se volete aggirare il fatto di dover pagare le spese di spedizione, cioè trovate di tutto. Arrivate subito alla cifra per non pagare le spese di spedizione, vabbè. E appunto l'ho acquistata. Io ero sicura di essere una light, però cercando swatch su YouTube, sia su Google, eccetera, ho detto mi sa che è troppo gialla per me. Io sono comunque un sottotono neutro, ma forse andiamo più verso il rosato che verso il giallo. E quindi ho preso il colore chiaro, il mezzo tono più chiaro, che è il Fair Light. Ed è giusto per adesso. Comunque poi queste cose ve le dico quando la sto applicando. Metodo di applicazione, qualsiasi va benissimo. Io sono entusiasta di questo prodotto, ma arrivate fino alla fine perché vi dico tutto il resto. Sono 32 ml e... abbiamo un comodissimo erogatore a push e un comodissimo filtro solare 50 in più. Ora, io vi lascio all'applicazione dove vi do altre informazioni e poi vi lascio alla parte finale. Ok ragazze, allora, skincare applicata, zero primer, proprio per farvi vedere la resa reale com'è. Ho qui il sito di IT Cosmetics, cerco di tradurvi che cos'è in realtà questa CC Cream. Allora, loro la considerano un color corrective cream con 7 prodotti in uno, tra cui la considerano un fondotinta full coverage, un siero idratante anti-age, un filtro solare fisico 50+, è un beauty miracle, quindi un miracolo beauty, una coperenza flawless looking che non va nelle pieghe, eccetera. Infused with collagen e peptidi, acido ialuronico, antiossidanti e vitamine, quindi minimizza i pori, le attenua le rughe e lascia una pelle luminosa e basta. Quindi praticamente, appunto, come vi dicevo all'inizio del video, è considerato un best of tutti i prodotti. Parliamo della mia, ecco qua, cercavo la spugnetta che l'avevo messa in salvo. Allora, io ho preso, come vi dicevo, la versione classica, quindi quella grigia. Ci sono altri due tipi, una con un effetto luminoso, ma io ne ho sentito parlare veramente sempre non bene, perché addirittura queste particelle luminose pare che siano molto visibili, e l'altra verde, che è quella mattificante, e quindi quella ne parlano molto bene per una pelle un po' più appunto grassa, oppure per me potrebbe andare bene in estate. Comodissimo il dispenser con l'applicatore così a tubetto, un po' nella forma mi ricorda quella di Lancome di cui vi ho sempre parlato, lo Skin Feels Good. Dovrebbe essere una versione di quella molto molto più coprente, ed è così. Io ho preso la Fair Light. Ho preso la Fair Light perché avevo paura che la Light fosse un po'
troppo giallina. Le colorazioni vanno dalla Fair, quindi se siete più chiare di me andate con la Fair, la Fair Light che è invece un po' più rosata, la Light che è un po' più gialla, la Light Medium, la Medium, la Dark, la Tan, dovrebbero aver esteso il range di colore a tutti questi colori. Allora, la Fair Light appena l'ho provato ho detto è mezzo tono più chiara di me. In realtà durante la giornata, poi comunque finendo la base con il bronzer, il blush eccetera, non si nota assolutamente lo sacco sul collo dal vivo. Parlo sempre dal vivo perché poi la percezione che potete avere tramite le luci e comunque la videocamera potrebbe essere un po' alterata, anche se io cerco sempre di mantenere tutto molto realistico. Quindi la Fair Light va bene, dove in estate probabilmente prenderei la versione matte, quindi quella verde nel colore light, non andrei mai su light medium, perché comunque la light, vi dicevo, è un po' giallina, ha un sottotono un po' giallo. Allora, io faccio una pusciata di prodotto, scegliete voi come applicarla, si applica bene in tutti i modi. Sia con un pennello che con la spugnetta che con le mani. Io appunto per comodità preferisco la spugnetta e quindi utilizzeremo questo, però è un prodotto che non mi ha mai dato nessun tipo di problema con nessuna applicazione, mai nemmeno una volta. Facciamo mezzo viso. Allora, come vedete si fonde bene. Si fonde subito, subito bene con tutto l'incarnato. E io ne sto applicando proprio poco, poco prodotto alla volta. Con una spugnetta appunto molto bagnata, quindi molto umida, l'applicazione sarà più leggera, quindi meno full coverage. Ecco, se volete un'applicazione dal primo passaggio full coverage, andate subito con un pennello, con un muffin brush. Comunque a me devo dire che così già piace. Ho finito tutto quello che avevo sulla mano. Come potete vedere, la Fair Light non è poi così troppo chiara. Va bene adesso, cioè finché non prendo un minimo di colore va benissimo. Faccio un'altra passata e vado dove voglio generalmente un po' più di coprenza. Quindi la mia zona è questa. Quella dove ci sono più pori, perché voglio un effetto un po' più blur, il naso, attorno al naso, che è la zona dove mi va sempre via subito il prodotto, la zona del mento. E poi noto che ci sono ancora un po' di rossore qui, perché non ho messo tantissimo prodotto sulla fronte. Ecco qua, io mi fermo, sono a posto. E adesso ovviamente vado a finire tutta la base e poi vi dico come la preferisco, cioè con che cipria la preferisco, se col primer senza, vi ricordo che non ho applicato nulla se non la skincare classica. Ci vediamo tra poco. Eccomi, allora, ho finito di fare la base, ho fatto tutto. Ciprie da utilizzare. Non amo le ciprie opacizzanti con questo prodotto, perché il finish luminoso ma non glow che lascia mi piace molto e quindi cerco di perseverarlo. Poi è una CC cream, ma che io, cioè CC cream solo perché appunto degli... Non so perché l'hanno chiamata così, perché per me è un full coverage, è un fondotinta comunque che potete modulare fino alla coprenza che più vi piace, ma non parte mai con una coprenza leggera, parte comunque già una coprenza medio-alta. E non, quindi vi stavo dicendo che oltre a questo lo trovo anche un prodotto che dura bene sul viso anche senza primer, che è appunto come lo utilizzo io nella maggior parte delle volte che lo utilizzo. Col primer sì, abbiamo una performance ottimale, però già anche senza, per il mio tipo di pelle sempre, partiamo sempre dal presupposto che lo sto provando io, per il mio tipo di pelle va bene anche senza primer. Quando utilizzo il primer, utilizzo un primer comunque che sia un po'...
levigante. Per esempio utilizzo quello di Hourglass, il Mineral Veil. Comunque magari dei primer parleremo un'altra volta. Quindi vi stavo dicendo che non amo fissarlo con una cipria molto opacizzante. Lo fisso con la cipria di Hourglass, la Soft Light, che è una cipria comunque che una fissante che va a fissare, ma mantiene comunque un finish un po' luminoso, ecco, niente di troppo matte. Ho provato ad utilizzarlo anche senza cipria, ovviamente quando faccio queste review è perché ho provato il prodotto almeno un paio di settimane, quindi mi sono fatta un'idea anche senza averlo in tutti i modi. Quando non lo fisso, vedo che comunque mi va via, più che altro mi si lucida un po' più facilmente. Quindi comunque la cipria la utilizzo perché poi vado ad utilizzare tutti i prodotti in polvere e sapete che crema su crema, polvere su polvere, quindi se poi vado ad applicare un bronzer devo avere comunque almeno un velo di polvere sopra, un prodotto cremoso. Dura bene, vi dicevo che dura molto molto bene, è assolutamente un fondotinta che dura tutta la giornata. È un fondotinta che va bene per chi ha problemi di scromie, di pelle texturizzata, quindi non una grana molto uniforme, per chi vuole una coprenza alta, ma non vuole la sensazione del fondotinta molto coprente, perché questo prodotto non vi lascia sulla pelle la sensazione di aver applicato un fondo ad alta coprenza. Si fonde perfettamente, è come se voi aveste una seconda pelle, nonostante avete visto appunto io ho fatto due passate con la spugnetta, quindi comunque ho messo un bel po' di prodotto. Assolutamente, non lo sentite. Io ho la percezione proprio di essere nata così. Quando uso questa CC cream ho la sensazione proprio di essere nata così, magari no. Quindi per me è assolutamente un prodotto che ha mantenuto alte tutte le aspettative che avevo prima di acquistarlo e prima di provarlo. Mi sento di consigliarlo assolutamente. L'unico neo è appunto che lo dovete acquistare online e quindi non si può andare in negozio a vedere gli swatch dei prodotti, però appunto cercate su Google sempre le immagini di tutti gli swatch, dei colori, cercate tantissime review su YouTube. Io faccio così, cerco tantissime review, più o meno individuo una che potrebbe essere come me e quindi la tento con quello che usa lei, col colore che usa lei. Fate così, io vi ho detto, io ho preso la Fair Light, in primavera andava bene anche la Light, però appunto, questo è quello che penso ed è la review su questo prodotto. Ah, aspettate, non ho detto la cosa importante, ode al fatto che abbia una protezione 50+. Va bene ragazzi, spero di esservi stata utile, un bacione, ciao ciao!